Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Dopo le persone fragili, la quarta dose sarà somministrata a tutti gli over 60 toscani. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani. Già attivo il portale per le prenotazioni. La regione Toscana è stata la prima regione italiana a attivare sulla propria piattaforma informatica la capacità di prenotazione per la vaccinazione secondo le indicazioni e l'autorizzazione che è stata data dal Ministero della Sanità a livello nazionale per poter vaccinare anche gli over 60, naturalmente over 60 e soggetti fragili. Non sono stati predisposti ulteriori hub perché, venendo la domanda, noi riusciamo a reggere quello che sarà la prenotazione attraverso i nostri distretti. Ma riconosco che stamani mattina vi sono più di 10.000 persone che si sono prenotate. Quindi la reazione a quella che è stata un'indicazione nazionale che ha visto in prima fila la Regione Toscana poter attivare la capacità di prenotazione è stata questa volta ben raccolta dai cittadini. Probabilmente i cittadini sentono che il Covid è largamente diffuso. Devo dire che i dati dopo 3 giorni della nuova settimana ci indicano che l'ondata sta entrando in una sua stabilizzazione, perché dopo 5 settimane di crescita i dati dei primi 3 giorni, lunedì, martedì e mercoledì, comparati alla scorsa settimana, hanno circa 300 contagi in meno. In realtà poi nell'andamento della settimana io sono convinto contagio più, contagio in meno, ma il dato è quello che la curva si sta stabilizzando e tutto questo non ci esime dal promuovere una vaccinazione che poi è l'unico vero elemento che può consentire il contrasto al Covid, perché anche se il Covid si propaga, naturalmente però chi è vaccinato lo può sopportare molto meglio nella grandissima parte dei casi a casa, secondo le indicazioni di cura del medico curante. Si è concluso il lungo lavoro della commissione d'inchiesta del Consiglio regionale su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. Maggioranza e opposizione hanno presentato 2 relazioni distinte, a testimonianza di una permanente differenza di vedute, in particolare sulla vicenda Cheu. Nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del Cheu. Questo credo che era l'intento che voleva dimostrare la minoranza, che c'era una correlazione tra l'emendamento presentato e l'indagine del Cheu. Io ricordo solamente 2 date. L'indagine è partita da ARPAT nel 2017, l'emendamento è stato approvato nel 2020, mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge, perché eravamo a fine legislatura, e questo è il motivo per cui si è opposto la Giunta, si è opposta rispetto a quel ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge, che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato. Quindi abbiamo detto, siccome non è stato applicato, siccome non serve, siccome comunque non serve lì dentro, lo togliamo, così evitiamo che ci venga discusso tutto l'impianto normativo. Il segnale è che la Regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire le eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul Cheu, non perché non è successo ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana. Il Cheu è una cosa che certo lo comprendiamo, che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento Cheu, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il Cheu è partito l'indagine 2017, l'emendamento 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta.
Una relazione che non ha trovato un consenso unanime, con due punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della Commissione inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana come nel resto d'Italia, e serve per contrastarle una politica che sia forte. Quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione, e rendere trasparente l'operato della nostra regione ci ha messo e ha messo nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del CEU, e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR, è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. La nostra relazione similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana, che si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta CEU, che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi e dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione, che è già la commissione esistente di garanzia e controllo, che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo antiusura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale, soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti, ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno. E poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal Consiglio regionale, che sia lo stesso Consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge, perché ci è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto. In verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte che ciò non è così, e quando si può una legge si corregge. ARPAT ci ha fatto capire nella commissione l'indirizzo che noi abbiamo tenuto fino a febbraio, che l'unico ente, diciamo l'unico soggetto, scusate, coinvolto dal punto di vista dell'inquinamento fosse la ditta Le Rose. La dottoressa Caselli ha stravolto l'attività che avevamo fatto fino a quel momento, perché nel suo decreto dà una serie di responsabilità a ulteriori soggetti che non erano contemplati nel nostro lavoro. Quindi si dice che anche il consorzio Aquarium e ulteriori soggetti sono responsabili dell'inquinamento, e questo è stato uno dei motivi che poi ci ha portato a richiedere una proroga, perché volevamo andare più a fondo e capire. Per quanto riguarda l'emendamento, sì, le posizioni sono diverse dal giorno in cui è scoppiata l'inchiesta, perché noi continuiamo a sostenere che quell'emendamento, che lo ha detto anche un avvocato che è della Regione Toscana, è stato nominato dalla Regione Toscana, l'avvocato Ciari, fosse, lo è tuttora, un chiaro tentativo lobbistico per avvantaggiare qualcuno rispetto a qualcun altro. Due relazioni diverse dovute al fatto che, ascoltando la relazione della Presidente Meini, che è persona estremamente pacata e valutativa nel dare giudizi, parlare in aula di domande alle quali ancora non è stata data una risposta, fa capire che sul legame tra la nostra terra e la criminalità organizzata c'è ancora tanto, tanto, tanto da indagare e da scoprire. Credo inoltre che vi siano porzioni intere di territorio, penso a quella dell'Empolese con la strada regionale 429, penso a quella stessa del comparto del Cuore di Santa Croce, che ancora attendono delle risposte, perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo. Non ci sono ancora risposte, qui stiamo parlando dei cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra a dei veleni o su un terreno sano. Io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta, ma certa, ai cittadini. E il fatto che la Presidente della Commissione, che è una commissione di indagine sulle infiltrazioni mafiose, oggi in aula dica
che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta, mi lascia molto 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 basito da questo punto di vista. Ed ascoltare invece la maggioranza che con nonchalance plaude a una relazione che dimostrerebbe che la Toscana è la terra dei sogni in cui la criminalità organizzata non attecchisce, secondo me è una fotografia di una terra che purtroppo non corrisponde più alla realtà. Cesare Beccaria oltre 250 anni fa diceva che il più sicuro sistema per prevenire i delitti, ed è anche il più difficile, è la cultura della legalità. Ecco perché anche oggi nella discussione in questi due giorni in Consiglio regionale sulle infiltrazioni mafiose e sul CHEO abbiamo puntato come Forza Italia al sistema della legalità, alla prevenzione, ai percorsi all'interno delle scuole, all'educazione ai ragazzi alla legalità, perché le criminalità organizzate, le infiltrazioni mafiose si combattono prima ancora che con la repressione o con il codice penale, con la cultura della legalità. È anche vera un'altra cosa, ci dispiace che il Partito Democratico non abbia condiviso con noi, con le opposizioni, il ringraziamento va alla Presidente Meini e al collega Capecchi che in commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e sul CHEO hanno fatto un lavoro straordinario. La domanda vera è perché il Partito Democratico ha scelto di non condividere la relazione con le opposizioni, perché il Partito Democratico ha scelto di presentare una propria relazione e non ha condiviso le soluzioni che sono all'interno della relazione presentata dalle opposizioni. Ci rimangono ancora tanti dubbi sull'inchiesta CHEO, sull'inchiesta delle infiltrazioni mafiosi. Certo è che un elemento derimente di questa inchiesta sono le dichiarazioni del Presidente Rossi, quando ci dice testuali parole allegate alla relazione che dell'emendamento CHEO si sapeva ormai da mesi, che lui era contrario. Allora la domanda è perché il Partito Democratico ha presentato quell'emendamento? Ecco, noi continueremo a chiedere ancora verità, continueremo ancora a chiedere giustizia per quei territori che sono stati vittime del CHEO sulle strade, per quei territori che hanno visto gli sversamenti in maniera inopportuna, inappropriata e anche in maniera illegale del CHEO sui territori. Chiederemo ancora bonifiche, chiederemo giustizia, chiederemo verità. Continueremo con la nostra azione, lo abbiamo fatto come Forza Italia in questi due giorni, partendo sempre da quello che è stato il nostro faro e il presupposto. Per noi sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio. Non abbiamo certo fatto una battaglia in Consiglio regionale con le intercettazioni telefoniche, usando le intercettazioni telefoniche, ma siamo rimasti ai fatti. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché a quello che sembrava la maggioranza aveva visto, aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno una visione tutta propria, che era impossibile da condividere, soprattutto che non sarebbe stata e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti i cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal CHEO saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizioni si è tenuta il più lontano possibile nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria, ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo, che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica, che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Questo credo che sia il messaggio principale che è emerso da questa commissione, che purtroppo non potrà dare altre risposte per dei comportamenti da parte della Giunta che non sono stati collaborativi. Spesso anticipava delle proposte che noi formulavamo all'interno delle commissioni segretate, comunque loro però evidentemente avevano accesso. C'è stata poca disponibilità ad accogliere istanze che già negli anni scorsi con la commissione d'inchiesta sui rifiuti e discariche il Movimento 5 Stelle aveva presentato e anche le associazioni in difesa della legalità avevano più volte presentato.